Caro clan, bentornati. Bentornati sul canale del clan Grimnir. Oggi faremo un discorsetto un po' particolare, forse ne abbiamo già discusso, però mi voglio collegare a un commento che mi è stato fatto qualche settimana fa. Ho deciso, dai, facciamoci un video interamente così. Se qualcuno si fa questo tipo di domanda, sa dove andare a cercare, ok? Quindi, la domanda, che cosa offrire agli dèi? Sarà un video molto, molto veloce, presumo. Cosa offrire agli dèi? Beh, dovete sempre, sempre farvi questa domanda. Quello che sto offrendo è all'altezza di quello che sto chiedendo? Eh sì, perché caro clan, è un dare e avere, come diciamo spesso. Non è una forma o un'idea o un concetto che dovete applicare con regolarità, come se fosse una funzione, come se fosse, come dire, come se fosse un'abitudine. Non deve diventare un'abitudine fare sempre dei sacrifici o appunto delle donazioni, ok? Perché appunto donare qualcosa agli dèi è un dono, ok? Fate finta, anzi, senza fate finta, trattateli come se fossero vostri amici, ok? Metti il caso, avete un amico o un'amica a cui tenete molto, molto, molto. E gli volete fare un dono per fargli capire quanto questa persona sia importante per voi. Non è che ogni giorno la riempite di regali, ma gli fate un dono ogni tanto significativo che per voi è all'altezza del vostro sentimento che provate per quella persona, per quell'amico o amica. Vedetela così. Cercate di rapportarvi così con gli dèi. Non dico di trattarli come amici, nel senso, minchia io bro, o ste cagate qua. Sempre rispetto, è ovvio. Ma quando si parla di donare, di fare un sacrificio, ripeto, deve essere all'altezza della domanda di che cosa gli state chiedendo. E anche lì quel discorso su cosa chiedere, cosa non chiedere, quello magari è un video che ci faremo a parte o anche una live che faremo a parte su questo argomento. Cosa si dona? Allora, principalmente oggi come oggi si usa molto gli alcolici, si usano molto gli alcolici o la frutta. La frutta però e anche gli alcolici. Quando voi entrate in un bosco e donate al bosco, quindi alle divinità che risiedono in quel bosco, della frutta, beh, chi è che mangerà quella frutta lì, in quel momento? Non ve lo voglio dire, voglio che mi rispondiate sotto nei commenti. Chi mangerà quella frutta se voi mettete della frutta nel bosco? Ebbene, quello è un dono. Ma cosa donare? Non c'è un oggetto specifico, ok? Non c'è un regolamento di dire, ah, se tu hai bisogno di questo, devi donare questo. No, è una cosa molto intima, è una decisione che dovete prendere voi con il vostro ragionamento, col vostro percorso che state facendo. Se chiedete tanto, dovrete donare una cosa alla quale siete molto legati, una cosa molto intima che riguarda voi stessi, ok? Quindi non c'è un oggetto specifico. Dovete farlo con sentimento, con onestà e con massimo, massimo rispetto, ok? Quindi, ripeto, non c'è una lista, non c'è una risposta giusta oppure no. Si basa tutto su come voi interpretate questo gesto, come vi ponete riguardo a questo gesto, cosa chiedete e se è degno di quella richiesta, ok? Quindi, caro clan, io spero di essere stato esaustivo, di aver risposto
a questa semplicissima domanda che però ad alcuni può venire in mente. Cosa dono? Cosa dono? Voglio fare un dono. Donate quello che vi sentite. Ok? È il vostro percorso. Abbiamo un culto in comune, ma è il vostro percorso. Io molto spesso dono a Udino una birra. Semplicemente vado a comprare un pacco da 6, l'ho detto anche in altri video, vado a comprare magari un pacco da 6, una è sua. E mentre gliela verso un po' sopra, che la birra scende tutta, mi faccio compagnia e bevo anch'io una birra. Come se fossimo appunto un amico che ho invitato a casa, gli offro da bere una cosa a cui tengo, che mi piace, e ci passo la serata in compagnia, tra virgolette, ok? Come quando invito i miei amici a casa, gli offro da bere, e boom! E si passa la serata in allegria, tra quattro chiacchiere, e scambiando questa sorta di energia, di rispetto e di onore, è reciproco. Io sono solito fare così, ma poi per altre cose più specifiche faccio. Quindi, caro clan, io spero di avervi risposto, ok? Vi aspetto qua sotto nei commenti, ovviamente, per sapere voi cosa donate, come vi comportate, ok? Lo sapete. Caro clan.